E bella a tutti ragazzi, sono Cerebra che sono qui oggi tornato su Black Ops 4, è il primo video raga. E oggi voglio dare una grossa mano a tutti voi. Quindi nel caso in cui questo video vi piacerà lasciate un bel like, ci cerchiamo di arrivare a 100. Prima di partire però vi ricordo che ogni video saluto due persone che hanno iniziato a seguirmi, hanno messo mi piace ai miei ultimi post o al mio profilo su Instagram. Il mio profilo è questo qua che vi sto mostrando adesso, è comunque Gilbe con due E. L'ultima persona che ha messo like alla foto tra me e Velox è Francesco Saracino 13 e l'ultimo che inizia a seguirmi è AleGamer 6. Nulla raga, se volete essere salutati semplicemente dovete seguirmi o mettere like ai miei post o al mio profilo su Instagram. Vi ricordo inoltre che non l'ho ancora creato ma creerò un gruppo Telegram per giocare con me. Nel gruppo Telegram ci sarò anch'io all'interno. Faccio questo gruppo perché sto cercando gente con cui giocare, gente il più forte possibile, così facciamo dei bei gameplay. Ma non giocherò sempre solo con gente forte, ma giocherò anche con gente che vuole giocare con me. Quindi se dovete entrare vi lascerò magari il nome qua sotto, perché io non so ancora come lo chiamerò. Comunque quando editerò il video lo saprò già. Niente, se volete entrare nel gruppo link in descrizione, questo sarà il nome su Telegram. Niente raga, oggi come vi avevo promesso vi porterò quello che è il mio metodo per fare veramente veramente tanti punti e livellare il più veloce possibile su Black Ops 4. Perché? Vi starete chiedendo perché uno deve livellare il più veloce possibile. Perché più livellate velocemente e più avrete le armi forti e le armi più di livello alto. Il primo consiglio che vi posso dare è quello di giocare su uccisione confermata. Il consiglio che più grande che vi posso dare è quello di giocare su uccisione confermata, perché non avrete solo il punteggio per ogni kill come su Deathmatch, ma avrete il punteggio anche per, oh mio Dio quanta gente c'è, anche per ogni piastrina che andrete a recuperare, sia che siano vostre le kill, sia che siano di altri e sia che siano di vostri compagni morti. Cioè quello che la rende veramente veramente forte come modalità per giocare. Perché ad esempio qua non ho fatto nessuna kill, però mi vado a prendere 100 punti che in realtà non mi spetterebbero. È la modalità che io sto giocando di più. Anche se in realtà se giocate a uccisione confermata, in teoria dovreste trovare gente che è leggermente più forte di quella che gioca a Deathmatch. Perché quelli che giocano a Deathmatch sono i primi, di solito sono quelli che hanno appena aperto il gioco, non sanno come modalità giocare, allora giocano a Deathmatch. Perché forse non so se è controlla prima, ma una volta sui vecchi giochi, oh mio Dio, quanta gente c'era! Oh! Sugli altri code, la prima modalità che ti facevano provare, la prima che appena entravi nel gioco, era Deathmatch. Quindi la maggior parte della gente scarsa la trovavi lì. Una cosa positiva veramente di uccisione confermata è quella che non dovete necessariamente killare per fare leggermente un po' di punti, ma vi basta anche cercare sempre, raga, sempre di prendere le piastrine. Sono le piastrine che vi danno tanti punti, perché la kill mi sa che te ne da 150, ma la piastrina te ne da 50 se la piastrina è tua o se dei tuoi compagni e la confermi, o comunque nel caso in cui non riesci a confermarla ti dà 25 punti se te la conferma un compagno di squadra. Invece il miglior specialista, che è quello che utilizzo io, è questo qua di cui non ricordo purtroppo ancora il nome perché non lo so, ma penso sia Crash, che ha la grande capacità di potenziare la vita di ogni alleato. Quindi una volta che lo tirate fuori fate 150 punti, dopo ve lo mostrerò. E poi con la specialità che si utilizza premendo R1 date munizioni ai vostri compagni, e ogni volta che i compagni prenderanno le munizioni da quel coso lì prenderete dei punti. Quindi quello lì è Cristiano Ronaldo, figa. Però io sono figa pele. Guardate, io adesso droppo il supporto attacco, però in teoria bisognerebbe dropparlo vicino ai compagni, così in modo tale che tutti loro lo consumino, e così voi fate punti a gratis. Vabbè, io lo droppo qua. Poi se lo vogliono, buon per loro. Ricordatevi anche che la cosa che dà sempre tanti punti è il fatto di vincere le partite. Perché vedete ad esempio qua mi ha dato non solo i punti della kill, mi ha dato anche i punti del pacchetto assalto. Quindi ho dei 100 punti bonus. Considerate che con questo specialista qua
nel momento in cui attivate la specialità, quella potente che premete con L1 e R2 insieme, andrete a dare uno super scudone a tutti gli alleati. E quindi, nel caso in cui gli alleati siano tutti più forti, perché quindi grazie al vostro scudo si faranno più kill gli alleati, avrete più occasioni di vincere. Quindi è un grande aiuto che vi può dare questa specialità qua. Perché nel caso in cui invece abbiate una specialità, ad esempio l'Annihilator, o siete Cristiano Ronaldo o siete Velox, oppure farete meno kill di tutte le kill che fanno i vostri alleati con la loro corazza. Quindi è un grande aiuto per vincere la partita. Quindi, ricapitolando, dovete giocare uccisione confermata, cercare di prendere più piastrine possibili. Potete utilizzare Crash come specialista, che è molto ottimo. Se avete anche altri specialisti che secondo voi sono molto utili, scriveteli qua sotto in descrizione, così in modo tale che possiamo aiutare tutti quelli che vogliono salire e livellare il più velocemente possibile. Un altro consiglio che posso darvi può essere quello di utilizzare. Vabbè, una volta c'erano WAV contro WAV e Vsat. Non sono ancora capito bene se ci sia il Vsat qua, ma in teoria no. Forse non ho ancora capito. Devo ancora giocarlo bene questo gioco, perché io ho una connessione di merda, ci ho messo 20 anni a scaricarlo, quindi non ho ancora avuto modo di entrare appieno nelle meccaniche di gioco, capire bene come possono fare veramente tanti tanti punti. Quindi qua sotto fatemelo sapere nei commenti se avete qualche idea. Comunque, quello che dicevo è: utilizzate specialità e serie di punti, soprattutto di basso livello, così avete più possibilità di prendere nel caso in cui non siate dei fenomeni. Infatti il WAV, non so, mi pare si prenda dopo 5 kg, o comunque 500 punti o 600 punti, non ricordo bene. Comunque è una specialità, è una serie di punti che vi dà veramente tanti punti nel caso in cui magari siete in gruppo e i tuoi alleati ti facciano tanti kill. Stessa cosa vale per il contrattacco WAV, perché il WAV mi pare ti dia 10 o 25 punti, e idem il contrattacco WAV. Quindi sono degli ottimi. What I've done, man? Fatemi sapere anche se volete un video in cui vi do dei consigli per migliorare, per fare bei risultati su COD. Perché io ovviamente, oh mio Dio, ovviamente su PlayStation non sono un granché, perché è da un botto che non gioco col joystick, visto che su Fortnite dico sempre, ho giocato con la tastiera su PlayStation, quindi non è che sono un fenomeno. Comunque, allora, qua facciamo un attimo calmare le acque, poi ci inseriamo noi. Vedete il pacchetto assalto, quanti punti vi dà se rimanete in vita. Vedete, sempre 75 di bonus. No, puttana io. Quindi, ricapitolando, dovete giocare uccisione confermata, specialista Crash. Soprattutto magari anche giocare in gruppo può aiutarvi a fare kill, fare punti, fare tante cose, perché vi tirate i WAV a vicenda, così poi se uno ha lo UAV è più facile tirare altri UAV e mille altre cose. Come sono morto, raga? Stop granate, figo, facciamo una petizione. Poi usare serie di punti basse e di supporto, quindi UAV contro quelle robe lì. E poi, raga, divertitevi, perché il modo più veloce per salire di livello è divertirsi. Perché più divertite, più giocate tranquilli. Più giocate tranquilli, più fate kill, perché alla fine è sempre così. Raga, trastate il gilbone, è sempre così. Più giocate tranquilli, più giocate meglio e più fate punti, kill e robe. Guardate, questo qua dà una corazza a tutti, quindi 125 punti tranquilli, presi. Oh mio Dio! Figo! E poi, raga, ricordatevi anche una cosa importantissima di vincere le partite. Perché vincere le partite mi sembra dia un bonus di, mi ricordo quanti punti, comunque vi dà un bonus di un tot punti che non ricordo. Forse 1000 o 2000, non ricordo. Comunque sono sempre punti e bonus che fan comodo. Leo cosa voleva fare? Rifornimenti, chi prima arriva meglio alloggia. Quello l'ho ucciso io. Bonus pacchetto assalto, tranquillo.
Come sono morto? Questo qua sparava a caso sicuro. Io. Poco tornato. Poco distrutto. Poco distrutti anche voi. Non abbassate la guardia, finite il lavoro. Anche te distrutto. Un bel boost a tutti, regà. Oh. Comunque vediamo il WV quanti assist ti fa. Ma questo come si è spawnato, raga? Ci sta sto spawn, eh? GG Treyarch, figa. Vedete, 25 punti di assist per WV. Figa, mi piacciono le mine, questi qua. Vabbè, 33-13. Che fai, lo butti? Tu. No, non ditemi che non mi ha dato la kill, perché sennò mi incazzo. Vedete, raga, allora, vittoria non so quanti punti di adesso lo guardiamo, ma allora io ho fatto 28 kill e 15 morti. Troppe, perché sono troppe. Però ora nel menu andiamo a vedere quanti punti effettivamente dà la vittoria. Andiamo a vedere soprattutto quanti punti ho fatto io giocando con uccisione confermata, giocando soprattutto con Crash e tutto il resto. Mi pare che tra poco arriveranno anche le monster che permetteranno di avere i doppi punti per una partita. Quindi nel caso in cui vi piacciono le monster andate a comprarle e averti i doppi punti per una partita su Black Ops 4. Allora, punti in totale ne ho fatti 2625, not bad. Punteggio. Punti totali ne ho fatti 12.728. Not bad. Niente, raga. Spero che questo video vi sia stato utile e importante. Ci becchiamo direttamente al prossimo video. Oh, man.